Una casa vacanze su due è affittata in nero, è il dato che arriva dai controlli della Guardia di Finanza proprio in questi mesi estivi e ce ne parla Giulia Palmieri. Vista mare o montagna, prezzo conveniente, no agenzia, pagamento rigorosamente in contanti. Sono annunci che fanno gola d'estate, cartelli dietro ai quali però si nascondono gli evasori del fisco. Stando ai quasi 900 controlli della Guardia di Finanza, una casa vacanze su due risulta affittata in nero. Puglia, Toscana e Lazio, le regioni con più infrazioni. Gli annunci online sono sicuramente una delle fonti di innesco dei nostri controlli, che, è importante ricordarlo, sono sempre mirati, quindi i contribuenti, gli imprenditori onesti non hanno davvero nulla da temere. Rispetto all'estate 2017, i controlli delle Fiamme Gialle sono raddoppiati, oltre 22.000 quelli effettuati in località di vacanza e città d'arte a un ritmo di 500 al giorno. Non solo affitti in nero, ma anche abusivismo commerciale, contraffazione, sfruttamento del lavoro, droga e persino benzina. Un distributore su cinque è risultato irregolare. Sulle spiagge italiane la finanza ha individuato oltre 2.000 venditori abusivi e 9 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, sequestrati e sottratti alla criminalità. Organizzazioni che d'estate tengono salde le mani anche sul lavoro nero, sui sottopagati nei campi agricoli del sud come del centro e del nord Italia. Più di 2.000 gli irregolari individuati dai finanzieri, fra cui 22 minorenni, 51 fra caporali e datori di lavoro denunciati per sfruttamento.